barbarosan sedes. Ecco, Roosevelt incarna, diciamo, la resistenza della democrazia sia alla crisi economica del 29 che ai crescenti venti di guerra in Europa e in Asia. Il suo interlocutore, poi in realtà mai nemico, perché quando diventa veramente nemico con la guerra fredda, Roosevelt è già morto e alla Casa Bianca è arrivato il suo successore, vicepresidente Harry Truman. Però l'uomo che a lungo fronteggia le democrazie, prima in pace e poi in guerra, anche se guerra fredda, alleato durante la Seconda Guerra Mondiale, è Stalin, il cui fascino è fortissimo in Occidente, soprattutto nei partiti comunisti europei. Adesso la biografia di Montefiore lo dipinge quasi come un mostro, un pazzo, ma tu qual è il giudizio che dà di Stalin? Io comincerei a ricordare il giudizio che dà Churchill, perché magari è utile, no, come dire, noi storici che lavoriamo sulle cose 50 anni dopo, 100 anni dopo, sappiamo molte più cose, abbiamo visto tanti documenti segreti, ma non abbiamo più lo spirito del tempo. Allora Churchill, che è un feroce anticomunista, che ammira Mussolini perché ha schiacciato le sinistre, che sa perfettamente i delitti di Stalin, perché i delitti di Stalin sono stati, come dire, una sorpresa per i fedeli del comunismo in tutto il mondo, ovviamente, quando Khrushchev li ha rivelati, ma gli anticomunisti avevano sempre detto l'Unione Sovietica è una dittatura feroce, ci stermina, le purghe e così via. Churchill, che conosce perfettamente i delitti di Stalin, tuttavia dice è un uomo straordinario, di straordinaria intelligenza, afferra le cose al volo, e Churchill non ha nessuna difficoltà a lavorarci insieme, diffidando un po' di lui, ma non si comporta come faremmo noi, che non gli stringeremmo la mano a Stalin perché siamo abituati a considerarlo quasi come un altro Hitler. Per Churchill è più complesso di così. Oggi è in corso in Russia, curiosamente, inaspettatamente, un rinascimento di Stalin. Avevamo visto cambiare al nome a Stalingrado, è tornato col nome antico Volgograd, e invece adesso si sta aprendo un museo di Stalin. Varie volte il leader russo Putin ha detto: dobbiamo capire che è stato un grande leader nazionale, cioè ha fatto delle cose che non condividiamo, ma un grande leader nazionale russo. Ti aspettavi il rinascimento staliniano anche? No, in realtà no, perché pensavo che la Russia comunque, per affermarsi definitivamente come membro del consorzio delle nazioni civili, avrebbe fatto a meno di questo, e invece evidentemente nel carattere russo è forte questa ammirazione per l'uomo di ferro, perché poi appunto Stalin vuol dire quello, no? L'uomo d'acciaio. Iosif Vissarionovich Giugasvili, georgiano, ex seminarista, detto Stalin. A differenza di Roosevelt e Churchill, cresciuti nell'agio e nel privilegio, la storia di Stalin inizia nella povertà e nel disagio. Iosif Vissarionovich Giugasvili nasce in Georgia nel 1879 da un calzolaio povero e alcolizzato. In seminario ha i primi contatti con il marxismo russo e da allora la sua carriera rivoluzionaria nel partito bolscevico è inarrestabile. In poco tempo diventa Stalin, l'uomo d'acciaio. Viene nominato segretario generale del partito e ottiene il controllo totale dell'apparato statale sovietico. Lenin, prima di morire, dice di lui: il compagno Stalin ha concentrato nelle sue mani un immenso potere e non sono sicuro che saprà impiegarlo con sufficiente prudenza. Stalin diventa segretario generale a vita. L'apparato propagandistico lo celebra come genio della ricostruzione socialista, padre del popolo, grande timoniere. Ma la realtà è diversa. L'Unione Sovietica vive una vera e propria stagione del terrore. Con sommari processi pubblici, Stalin si libera uccidendo, arrestando e deportando della maggior parte dei dirigenti del partito. Così, mentre Hitler si prepara a realizzare il suo sogno espansionistico, l'Armata Rossa si trova priva dei suoi migliori comandanti, finiti davanti al plotone d'esecuzione. 22 giugno 1941. Scatta l'operazione Barbarossa. I nazisti invadono la Russia. È sicuramente questo il momento più difficile della sua vita. Ma il 3 luglio Stalin torna sulla scena e pronuncia alla radio un discorso storico destinato a sconvolgere le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Parla del patto con Hitler,
un errore commesso nel nome della pace, ma ora definisce i nazisti criminali e cannibali. Con queste parole Stalin scende alla fine in campo contro il nazismo, assume su di sé il ruolo di commissario della difesa e si nomina comandante supremo. Non lascia mai Mosca, non si reca mai al fronte. Notte e giorno legge rapporti e impartisce ordini. Nel suo rifugio si fa costruire un palco dal quale farsi riprendere, mentre chiede al suo popolo sacrifici straordinari. È questo il momento in cui matura la necessità di un'alleanza con l'Occidente. La vittoria di Stalingrado cambia il corso della guerra. Ma non solo. Il prestigio del Cremlino conosce il suo punto più alto. Stalin appare come l'uomo che ha saputo fermare il nazismo, pronto ormai a sedere al fianco di Roosevelt e Churchill per decidere il futuro del mondo.